Grazie Presidente. Intanto ringrazio tutti quanti gli operatori di essere qui oggi, sempre partecipi insomma, su un tema così importante per la città. Come sapete benissimo tutti voi, da quando sono stata eletta, dalla prima volta insomma, quando sono entrata in municipio, che seguo questa vicenda. E quando sento dire che abbiamo voluto svalutare il compendio, davvero mi viene da sorridere. Questo percorso di valorizzazione, come sapete, nasce nel lontano 2005, e in cui si è voluto avviare questo percorso che poi ha visto al suo culmine la Giunta Alemanno proporre un progetto che prevedeva 2.000 appartamenti, palazzine, parliamo, alte 15 piani da voler attribuire sull'area del centro Carni. Quindi in barba a tutti quelli che sono gli standard urbanistici e la mancanza di servizi che già va a caratterizzare quest'area di Roma. Quindi poi arriva in aula capitolina, in assemblea capitolina, la delibera di giunta di Alemanno, l'81 del 2010, che di fatto conferisce uno dei più grandi terreni pubblici di Roma, proprietà del Comune di Roma, ad Ama. Perché negli anni precedenti, come ahimè ben tutti noi abbiamo imparato a rappresentare, erano stati di fatto prodotti debiti per Ama per 1,3 milioni di euro. Ecco, non è che questi debiti vogliamo calarli tutti completamente sulle spalle di Alemanno, ovviamente sono una serie di amministrazioni che hanno gestito malamente un ambito pubblico, una partecipata pubblica come Ama e l'hanno portata insomma verso la fine. Ed ecco che sulle spalle di un territorio, di alcuni cittadini, si va ad immaginare un processo definito allora di valorizzazione, ma che vede di fatto calare su un territorio già vessato milioni di metri di cubature di cemento. E poi andando questo a gravare su un sistema di mobilità già affaticato, di servizi che sono assenti, come dicevo. E i cittadini allora ci fermavano e ci chiedevano: ma perché? Ma perché un municipio e questo terreno, questo territorio così già scarso di servizi deve continuare a pagare per questa amministrazione pubblica che ha creato questo enorme debito sulla sua pelle? Anche sulla qualità della vita, con l'inquinamento, il traffico. Ecco, la risposta che insomma abbiamo dato noi nel momento in cui siamo venuti a conoscenza insomma della gravità, del peso del progetto di distruzione di quell'area che andava a incombere su questa parte di territorio di Roma, nel 2013 io con il presidente del municipio Giovanni Boccuzzi, che purtroppo saluto, oggi non è presente perché ha dovuto purtroppo subire un piccolo intervento, però non gli è stato possibile venire qui in persona perché altrimenti sarebbe stato anche lui qui, ma comunque anche il vicepresidente insomma ci seguiva anche allora, anche se non era all'interno delle istituzioni, Mario Podeschi, poi abbiamo anche Sandro Emiliani che ci ha seguito, adesso non lo vedo all'interno ma dovrebbe essere, ecco lo vedo in aula, che ringrazio. Ci siamo costituiti all'interno del coordinamento popolare, come Movimento 5 Stelle ci siamo impegnati nei nostri vari banchetti a raccogliere le firme in prima persona. E io veramente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche le forze politiche, ricordo
alcuni rappresentanti di SEL e alcuni centri del PD territoriale, oltre ovviamente a tutti i comitati di quartiere, i cittadini e gli operatori del centro carni, perché siamo riusciti ad arrivare ad una raccolta di ben 8.000 firme che ci hanno consentito di presentare una delibera popolare in aula. Perché doveva essere chiaro, il centro carni è e deve rimanere un bene comune. All'interno di questo, come ribadivano anche alcuni colleghi, c'è una struttura produttiva, imprenditoriale, artigianale, importantissima di livello europeo, con l'allora collega Coglia, oggi assessore al commercio. Abbiamo coordinato diverse commissioni proprio per far emergere il valore del lavoro svolto all'interno del centro carni dagli stessi operatori. Parliamo di oltre 1.000 operatori che hanno permesso a Roma Capitale di avere una serie di servizi, costi calmierati. Comunque parliamo di una zona di Roma abbastanza povera, popolare, e quindi hanno consentito, insomma, con il loro operato di mantenere calmierati i prezzi, hanno mantenuto la struttura in sicurezza e sempre pulita, si sono sempre presi in prima persona cura di questo spazio, facendosi promotori e se stessi di progetti che potessero andare verso il recupero del compendio del centro carni. Voglio ricordare che oltre al consiglio municipale, l'allora consiglio municipale in cui noi eravamo opposizione, anche il consiglio del municipio quinto, l'attuale, ha votato ben 4 atti, ricordo solo quello del 2017, in cui si chiedeva, in linea con quanto richiesto dalla delibera popolare, di andare verso la riacquisizione di quello spazio da parte di Roma Capitale. Nel 2017 è stata costituita la cabina di regia che ha dato gli indirizzi alle strutture competenti affinché si smuovesse di fatto una situazione che era bloccata da anni, perché anche l'SGR, a cui incaricata e finanziata per portare avanti i progetti concreti di valorizzazione, anche quando parliamo dei progetti di speculazione, di fatto all'interno della cabina di regia non ha portato nulla di concreto, non è nemmeno una base di un progetto preliminare, cioè ci portava ogni qualvolta, sembrava una presa in giro, ma questi progetti in cui veniva ribadito il vecchio progetto del 2010 di Alemanno, copia e incolla, in cui si riportavano esattamente le stesse palazzine, ed era SGR che era deputato a portare avanti i progetti di valorizzazione. Io ricordo che quell'area, anche allo stato attuale, non è ancora di Roma Capitale. Non è Roma Capitale a dover presentare dei progetti. E la verità è che proprio grazie alla cabina di regia è emerso con chiarezza come di fatto Le Manno sul centro carni ha emesso una bolla speculativa sul futuro di questa struttura, gonfiando di fatto anche il valore reale su base ipotetica, perché di fatto, come ripeteva anche l'assessore all'urbanistica Montuori, quel valore non è reale nel momento in cui non è stata votata in aula una variante urbanistica e non c'è stata una decisione di aula. Tutti voi conoscete bene il regolamento, insomma, delle varianti urbanistiche, dell'urbanistica, che va votata per decisione dell'aula. Quindi si sono fatti i conti senza l'oste, immaginando dei documenti che non esistevano allora. Il valore poi ha continuato a gonfiarsi negli anni, tra l'altro non reggendo, nemmeno quando, insomma, durante la cabina di regia venivano ad ammettere essi stessi che i metri cubi di vendita poi alla fine corrispondevano a un prezzo a mo' di appartamento del centro storico, ma qui ci troviamo alla periferia sud-est di Roma, fuori dall'Anello Verde. Senza contare che non si era fatti i conti con i costi necessari a spostare gli operatori a Guidonia,
Poi lasciamo stare che nel frattempo, proprio perché negli anni è passato talmente tanto tempo in cui non si è di fatto approntato nulla, e non parlo di questa amministrazione in cui in ogni modo si è cercato di smuovere questa situazione, e ne parlo ai colleghi consiglieri, se hanno un po' di onestà intellettuale lo devono riconoscere. Quindi aggiungiamo i costi dello spostamento degli operatori del centro carni, che poi hanno visto all'interno della struttura che doveva ospitare a Guidonia, comunque poi una volontà da parte degli stessi operatori del centro agroalimentare di destinare l'area che era destinata per gli operatori del centro carni ad altre realtà commerciali. Quindi anche questo percorso è andato di fatto a svanire, senza contare i costi di urbanizzazione sulle spalle sempre dei cittadini. Quindi di fatto questo debito di oltre 1,3 milioni di euro si va a moltiplicare, sulle spalle dei cittadini. Addirittura negli anni, vediamo come anche nel 2011, il valore di stima continua ad aumentare per loro, come se i prezzi delle case, delle residenze potessero gonfiarsi all'infinito. E ahimè c'è veramente una sofferenza a riscontrare come poi negli anni certe amministrazioni abbiano sempre pensato che l'unico modo per valorizzare, per portare ricchezza ed economia sia solo creare degli appartamenti e creare dei veri e propri quartieri dormitorio senza. Consigliere, se avvia a concludere, se no non riusciamo a fare tutti gli interventi. Chiudo, mi scusi, Presidente. La cabina di regia ha dato dei risultati importanti e, come saprete, per la prima volta è stata attivata una due diligence su AMA che ha portato proprio a votare, grazie anche ai dati raccolti dalla cabina di regia ad aprile, e a riconoscere il valore onesto, pulito di quel compendio, cioè a 23 milioni. Ecco, concludo perché poi tanto ci sarà modo di intervenire anche presentando l'ordine del giorno. Per noi il centro carni è e deve rimanere un bene comune. Quindi io, più che urlare vergogna da parte dei miei colleghi, tra l'altro ricordo che alcuni loro colleghi onorevoli hanno votato questa speculazione edilizia allora e hanno avuto anche. E adesso fa un po' sorridere che si parli di una perdita di tempo della cabina di regia che di fatto ha portato il risultato di andare a riconoscere il valore reale e comunque ha portato avanti una serie di studi finanziari anche sul potenziale risvolto di progettualità che si possono portare su quell'area. Ecco, io mi vergognerei più che altro di aver votato queste delibere in passato, di aver portato un debito così grande sulle spalle. Grazie consigliere, abbiamo 40 minuti. Grazie, se no, scusate.